Ciao, sono Marco Gilli e questo è Pilotando. Sono un pilota di ultraleggero e ho deciso di creare questo canale per tutti gli appassionati del volo, come lo sono anche io, o tutti quelli che sono piloti come me, per tutti quelli che vorrebbero diventare piloti come me. Che cosa trovi in questo canale? In questo canale troverai focus tecnici di aerei militari, troverai video blog di viaggi, di vacanze, di esperienze di volo. Troverai interviste fatte ai protagonisti del, del volo, del volo anche nelle sue forme più particolari come il paracadutismo, eh, le mongolfiere. E se anche tu sei un appassionato, allora che cosa aspetti? Iscriviti al canale, attiva la campanellina, così rimarrai aggiornato con le mie novità e insieme con i commenti e con i messaggi faremo crescere questa nostra passione legata al mondo del volo. Buonasera a tutti, benvenuti su questo nuovo, la, nuovo questo live show che è da un bel po' che non ne facevamo uno, ma d'altronde ci sono state di mezzo tutte le varie vacanze, tutte le varie, eh, diciamo, vicissitudini legate più che altro appunto alle, alle, alle vacanze. Quindi per eh, darvi, diciamo, il benvenuto, oggi abbiamo voluto toccare un argomento per me interessante che è quello degli idrovolanti. D'altronde io... Sono appena tornato da una vacanza in volo con il mio ultraleggero, sorvolando molto mare perché sono andato e tornato dalla Sardegna e il mare è un problema, è un problema quando sei in volo perché se capita qualcosa, eccetera, eccetera. Beh, ci sono alcune persone che questo problema lo hanno trasformato invece in opportunità grazie proprio al mezzo che è l'idrovolante. Con il quale si può atterrare in mare, ma non solo in mare, anche nei laghi, nei fiumi e quant'altro. E per raccontarci meglio come è questo mondo degli idrovolanti, come gli idrovolanti, le sue particolarità, le differenze e tutto, abbiamo chiamato. Che poi io dico abbiamo, ma alla fine, vabbè, insomma, ho chiamato comunque Alessandro Di Piano, che è un istruttore appunto di idrovolante. <ride> vola parecchio con idrovolante, tra l'altro, aveva proprio. In, in procinto questo fine settimana un bellissimo evento per far conoscere questo mondo, ma poi dopo ce ne parlerà meglio lui di quello che è successo gli do il benvenuto, intanto ciao Alessandro grazie per aver accettato il mio invito intanto. Ciao Marco eccoci qua, buongiorno a tutti buonasera allora Alessandro, ho detto bene no? fino adesso? Sì, assolutamente um, istruttore, istruttore di, um, Idro. di idrovolanti e voli, voli decisamente con un idrovolante Assolutamente, bene, eh, una passione da tanti anni e sicuramente eh, mi ha dato l'opportunità di fare delle bellissime cose. Mm, immagino, immagino. Allora, Alessandro, la prima domanda che mi viene normale, diciamo, fare è: uno si collega a Alessandro Di Piano, voli di mare, ma chi è Alessandro Di Piano e chi è voli? E che cosa sono? Chi è voli di mare? Allora, chi è Alessandro Di Piano? Eh, ogni tanto me lo chiedo anch'io. Allora, <ride> Sicuramente è, è un appassionato di volo da tanti tanti anni. Eh, la barba bianca cita, diciamo, eh, questo tempo in memore. Eh, dal 98, diciamo, che ho iniziato a volare e da lì mi sono appassionato in maniera sempre eh, maggiore al mondo degli idrovolanti. Eh, pensa che ne, intorno al 2000-2001 volavo con un groppino idrovolante sempre qua sul litorale di Savona. E mi sono divertito. Un, groppino, un che... groppino? Tu non sai. Eh, no, no, conosco veramente poco del mondo degli idrovolanti, ma eh, oltretutto questo non è neanche eh, nasce come un idrovolante, eh, ma sicuramente conoscerai Clabastra Nando groppo. Uh -huh. e mh, i primi mezzi che faceva era appunto proprio il gruppino il gruppino è un'evoluzione del quicksilver non so se, eh, se te lo ricordi comunque un tubi e tela completamente aperto okay. e quindi diciamo che eh, la mia passione nasce eh, da mh, coniugare diciamo il, il cielo e il mare e eh, essendo io mh, diciamo residente in di Savona eh, il mare al mare ci sono nato, e quindi il poter navigare e volare eh, è sicuramente il massimo che si possa fare. E, quindi, negli anni 2000 inizio a volare con questo mezzo idrovolante, eh, mi diverto un sacco, e poi, insomma, nel frattempo continuo a fare le mie esperienze. Divento istruttore di volo e eh, insegno. In, in vari posti tutti nel nord Italia okay. nel frattempo continuo a far sì che eh, eh, insomma, questa mia passione eh, aumenti sempre di più fino a che due o tre anni fa con, eh, con Terranei quindi qua a Liguri eh, abbiamo deciso di mettere in piedi e sviluppare eh, quello che diventerà poi successivamente Voli di Mare di Mare è fondamentalmente una startup che okay. chiamiamola tale ehm, che raccoglie, diciamo, un po' quello che eh, è l'esigenza, a nostro avviso, eh, del, di sviluppare il volo, intanto il volo ultraleggero basico eh, nel, nell'ambito del, del Ponente Ligure e nel basso, del basso Piemonte. Abbiamo quindi un campo di volo che è nell'entroterra di Savona. Benché sia purtroppo in provincia di Cuneo, ma eh, la Liguria è eh, molto, molto mh, stretta. E, diciamo. <ride> quindi si fa presto a, a, a sforare nel, in quel del Piemonte e eh, su, proprio sulla cresta del, dell'Appennino ligure eh, abbiamo questo campo di volo che è molto, molto bello. Vi invito a venirci a trovare. Al momento non siamo ancora presenti Salvo Salve Portolano perché. È tutta una cosa piuttosto recente, era un campo di volo okay. estremamente privato, e adesso pian piano lo stiamo sì. eh, portando. A, prima a mi base. dicevi appunto: scusate, interrompo, prima mi dicevi Prego. appunto che poi voli di mare sostanzialmente nasce da quest'anno. Diciamo, sì, 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 è sì, sì, è proprio una start-up, nel senso che eh, è nata proprio all'inizio dell'anno in maniera formale, diciamo che è un paio sì. d'anni che le persone. Eh, ci siamo raggruppati, diciamo, per raggiungere questo obiettivo, però dall'inizio di quest'anno sì, è corretto. Beh, io adesso ovviamente conto poco, però insomma ti auguro tante, tante cose positive e siamo qua un po' anche appunto per cercare di dare una spinta a quello che è il tuo progetto. Allora, praticamente, adesso direi di non dilungarci troppo, entriamo magari nel vivo dell'argomento, sì. però prima eh, volevo appunto. Ehm, Presentare, diciamo così, tutto eh, quello che è il, il tuo armamentario, nel senso questi siete praticamente voi. Cioè l'idrovolante che ho imparato a conoscere tramite i tuoi video su YouTube e tramite il tuo, le tue pagine, la tua pagina di voli di mare, il tuo gruppo, poi di voli di mare su, su, su Facebook. Ma poi qua vedo anche altri due mezzi che con Idrovolante hanno poco a che fare perché correggimi se sbaglio, comunque il vostro progetto sarà proprio quello poi di aprire in futuro una scuola di volo che, diciamo, riesca a colpire sia quello che è mare, ma sia quello che è anche terra. Assolutamente. Eh, quindi il progetto, il nostro sogno, è quello di aprire eh, quanto prima, stiamo organizzandoci una scuola chiaramente terrestre eh, e soprattutto una scuola idro. Il sogno principale sarebbe quello di poter aprire una scuola idro in mare, che sarebbe l'unica in Italia. Però abbiamo un lago qua vicino che eh, è una giusta alternativa. Eh, perché abbiamo tutti questi mezzi che fanno parte di voli di mare? Il terrestre, ovviamente, per poter eh, iniziare diciamo, l'approccio al mondo del volo perché come ti dicevo prima mh, il nostro obiettivo è quello di eh, diciamo mh, ricoprire quella parte di volo tra il giro basico nel ponente ligure che al momento uh, diciamo non, uh, eh, non esiste ehm, nasce un po' la mia passione come hai visto c'è cioè un kit fox biciclo e eh, l'idrovolante fondamentalmente hanno qualcosa in comune no? perché fondamentalmente sono due Ehm, bash fa, fly, eh, quindi il eh, volo Bash che comunque per definizione è quel tipo di volo da eh, svolgere su piste non preparate. Il biciclo di natura diventa comunque un mezzo ehm, che, che svolge questa attività e eh, ancora di più l'idrovolante. Quanto non è preparato uh, il mare piuttosto che il lago, il fiume. Insomma, c'è da inventarsi ogni volta un amaraggio, un decollo, uh, e, e bisogna sempre uh, saperlo valutare prima. E quindi, questo è diciamo un po' la descrizione di quello che voli di mare. Chiaro, chiaro. Eh, Alessandro, intanto io colgo l'occasione per salutare due ragazzi che ci hanno fatto, che ci hanno commentato, che sono Francesco Barbieri e Luigi De Angelis. Luigi De Angelis, mamma mia, chiedo scusa a Luigi, <ride> Luigi De Angelis, non si sentiva neanche. E, <ride> va bene, insomma, ciao ragazzi, grazie per essere, essere con noi. Allora, iniziamo a parlare un po' dell'idrovolante. Nella nostra sì. camminata di questa sera, in questa oretta insieme, parliamo un po' di, appunto, idrovolante, poi del tuo sì. progetto, del, del libro e quant'altro. Allora, idrovolante, perché l'idrovolante e non... L'ero di terra, cioè perché dovrebbe una persona preferire il volo con idrovolante piuttosto che il volo, diciamo, di terra classico. Quindi, quali sono, diciamo, un po' i suoi pregi? Cioè, che poi i pregi di idrovolante uno si li può anche immaginare a terri dove vuoi. Certo. Allora parliamo di pregi e difetti, perché qualche difetto ci sarà, immagino. Ma senza ombra di dubbio. Ehm, allora, se vogliamo parlare del, del difetto principale, è che per essere un idrovolante. Chiaramente un po' di peso bisogna aggiungerlo a questa struttura. Eh, magari nel. Tanto iniziamo a, a definire eh, che ci sono due tipologie di idrovolanti fondamentalmente. Ok. Ci possono esserci delle sottocategorie, però principalmente ci sono idrovolanti a galleggianti, che è come quello che hai visto nei filmati, come quello che hai visto appunto, è proprio questo, questo. che è il nostro: quindi ha due galleggianti, due protuberanze esterne che eh, fanno sì che l'apparecchio possa galleggiare. E il eh, galleggiante, eh, scusami, è l'idrovolante monoscafo, che è fatto di per sé proprio come se fosse un'imbarcazione. Eh, esatto, proprio questo. Eh, alla fine sembra fondamentalmente un, uh, un, uh, un motoscafo. Sì, eh, un, il tipico scafo da barca, si vede proprio... Sembra una barca, esatto. diciamo, il corpo centrale della flotta. Esattamente, ha due galleggianti laterali per crearne stabilità eh, durante il flottaggio. Eh, fondamentalmente questa è una prima distinzione mh, nel mondo degli idrovolanti, quindi a galleggianti e a scafo centrale. Eh, ovviamente eh, viene da sé che eh, il, il, un pochettino di peso... Debba essere messo in, in causa, ecco perché, anche se non stiamo parlando di pesi eccessivi, perché sono tutti prodotti assolutamente eh, ad alta tecnologia, quindi in carbonio eh, con strutture molto, molto leggere e altresì resistenti. Tuttavia, eh, un dato di fatto è quello. Eh, per quanto riguarda i lati positivi. Eh, è chiaramente è, è il massimo della libertà, secondo il mio punto di vista, è quello di poter volare con l'idrovolante. Stiamo parlando comunque, eh, quindi, di, di poter decollare da una pista in erba da un aeroporto e, come dicevi tu prima, sei andato quest'anno in, in Sardegna e poter gestire in eh, quasi totale sicurezza tutto il, il viaggio che hai potuto fare. Eh, perché, comunque, potevi atterrare su, su terra su un aeroporto alternato tirando giù le ruote e amarare eh, in mare eh, se le condizioni te lo potevano permettere con eh, tutta tranquillità. Eh, ci la ci stessa cosa è entrato nell'argomento prima dei due tipi di sì. filosofia dei eh, idrovolanti. Eh, tra quello diciamo a scafo stile barca e quello invece come il, il, il tuo con i galleggianti al posto del carrello diciamo così, sì. la differenza mh, cioè, è solamente puramente ideologica cioè mh, abbiamo pensato di farlo con dei galleggianti o l'abbiamo pensato di farlo con una chiglia o c'è proprio anche un, un diverso tipo di Pilotaggio di atterraggio si atterra sempre comunque con i flap o, cioè, o cambia qualche cosa? Eh, tra i diciamo due diciamo intanto definiamo l'ammaraggio: che giusto, scusami, perché infatti qua vedo che abbiamo sì. Carlo Delfino che dice volare in Liguria è bellissimo e farlo con voli di mare. È una <ride> Ester, si dice così: è una Ester, no, non lo so. Non lo, ah, boh, è una e di fatti, qua poi invece abbiamo Giancarlo che dice Fly, flying boat non a caso. Cioè, quindi probabilmente appunto si riferiva al discorso del, del, del tipo di eh, idrovolante. Dicevi appunto: definiamo l'ammaraggio. Scusami, ti avevo interrotto appunto su, su questo. perché sono diversi, cioè, che cosa cambia poi? Ma, allora, di sic volo? Si ma allora, sicuramente, diciamo che. Ehm, L'idrovolante a scafo centrale ha comunque raggiunge molto spesso velocità maggiori. Quindi diciamo che per lunghi trasferimenti, questo tipo di apparecchio potrebbe essere consigliato. Perché in ogni caso è una struttura, non ha prospicenze eh, definite come quello con i, con i galleggianti, anche se. Siamo un po' eh, più aerodinamico. Più aerodinamico. Eh, anche se eh, ti posso dire che eh, su, i, eh, il savanna nello specifico, che è l'aereo che utilizziamo con i galleggianti, con i galleggianti e senza galleggianti, la velocità di crociera cambia proprio di poco. Ecco. Ah, ecco. se non addirittura nulla poi è vero che comunque Savanna di suo eh, non è una macchina per ha caratteristiche eh, più pregevoli per quanto riguarda eh, il volo stall quindi certo. che questo effettivamente è l'altra, è il rovescio della medaglia dove magari mm. eh, io parlo in valori assoluti eh, poi sicuramente ogni macchina ogni pilota ha le proprie diciamo, le peculiarità bene, caratteristiche chiaro, chiaro. Sicur è molto facile che un aereo con i galleggianti possa avere un decollo magari più rapido. Mentre un aereo con i galleggianti. Con i galleggianti. Ah, un da stiamo parlando di acqua, eh? Certo, Sempre certo, 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 di, di, di decolli acqua. amaraggi. Poi, su quanto riguarda su terra, eh, può essere un altro discorso. Uh, sì, Ti dico la verità pensavo allora. che venisse su prima quello a scafo piuttosto che il Savanna quei galleggianti. Invece, vedi, ma fondamentalmente diciamo che ha uh, due superfici molto più ridotte quello con i galleggianti uh, perché se tu uh, adesso i galleggianti sono lunghi 4,60, mi pare, e larghi 50 cm e 60, adesso non no, voglio no, dire no. stupilate mentre l'altro è molto largo. È tutto lei. Certo. Esatto. Fondamentalmente il decollo come avviene? Devi portare l'aereo da uh, una condizione dislocante, che quindi è quella che galleggia da fermo, a una uh, condizione planante, ovvero se fai caso sia i galleggianti che le, il monoscafo ha un gradino che si chiama Redan, mm. che eh, interrompe diciamo, la fusoliera oppure lo scafo. E eh, l'aereo, ma questo vale anche per i motoscafi, è eh, un okay. motoscafo a questo gradino: eh, in pratica, fino a che non si raggiunge una, cer una certa velocità, e quindi eh, si fa galleggiare, e quindi planare l'aereo o galleggianti eh, su sull'acqua, eh, non si raggiungerà mai la velocità di rotazione. Quindi il decollo potrebbe non avvenire mai. E per questo sicuramente eh, è un pochettino più rapido. Dopodiché eh, ha altre peculiarità, quindi sicuramente eh, poter viaggiare, magari quello monoscafo è più veloce, però di certo. contro eh, magari puoi affrontare eh, un mare un pochettino più mosso con quello con eh, i galleggianti proprio perché decolli un pochettino più rapidamente. E quindi ti levi dall'impasto dall in questa situazione. Insomma, ognuno fondamentalmente deve conoscere il proprio aereo in maniera approfondita e averne la massima sensibilità. Solo allora puoi raggiungere i limiti della macchina. Tu hai sul tuo Savannah il cavalli, se 100 cavalli? 100 cavalli, sì. Perché parlavo con um, un, un, un uomo che è lì nel campo dove sono io che Appunto, anche lui ha eh, idrovolante e così via, e diceva che col 100 cavalli si fa un po' di fatica a, a, a decollare, diciamo, a venire via dal mare. Tu allora, tu, è, è certo che i cavalli altra non altra bastano altra 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 mai. Macchina. Quindi, come scusa, scusa, ti ho interrotto. quindi è un'altra macchina, quindi anche okay. quello che dire, eh, perché Savanna sappiamo che, come dicevi prima, ha delle ottime prestazioni di pistol, quindi de di decollo e atterraggio breve. quindi Magari, appunto, un altro aereo con un altro tipo di ala, magari ha bisogno di più velocità, e come dicevi tu, finché non riesci a farlo, diciamo, volare sul, planare. Pelo, planare sul pelo libero dell'acqua, non riesci a prendere velocità. E, nel frattempo, ti volevo, appunto, ehm, visto che tanti ti stanno eh, salutando, è giusto comunque salutarli anche dal, nostra, dal nostro punto di vista. Hai Corrado Olivieri che dice che sei un grande istruttore, quindi questo. Eh, complimento per te, mi eh. fa piacere. È, è un po' di parte, ma è, è, è corretto che, che lo cito nel senso che è il presidente della Voli di Mare. Eh? No, di quindi eh, mi, certo, fa, mi fa piacere. Poi Fabrizio Ciarlo, Voli di Mare è il top, certo. Fabrizio Fabrizio e... Tut, tutti i eh. Liguri, tutti Liguri. <ride> Gustavo Saurin che appunto è, è, è il coautore del libro. E appunto, Luigi De Angelis che prima avevo sbagliato il nome dice che ha provato diversi tipi di volo, quello su idro è sicuramente tra quelli più emozionanti. Alessandro, ottimo istruttore, spero di terminare il corso VDS con lui. Eh, magari bisogna ancora aspettare un pochino cosa dici? Ma siamo fiduciosi che le cose si, si allineino correttamente. Ok, poi niente. Stefano, questo invece è un, è un mio amico, colui che mi ha. Fatto provare per la prima volta il volo in ultraleggero con un Pioneer 200, che dice molto interessante. Quasi quasi vengo a trovarti, Alessandro. Beh, dopo, poi comunque. Se mai vorrai andare Ma a trovare scrivi in privato alessandro e ehm, a volentieri, appunto, ad Alessandro Di Piano, e lui ti sicuramente, se vuoi, gli indirizzi e tutto ti, ti fa provare. Poi dopo parleremo magari anche dell'evento che hai in mente, appunto. Sì. E poi dopo c'è una domanda che la trattiamo più tardi di Giampaolo Lazzaretti. Eh, scusami, allora eh, stavo dicendo appunto che col 100 cavalli tu comunque te la, cavi, te la cavi bene, riesci a venirne fuori bene. Insomma, assolutamente. Hai... Allora è il... eh, certo che se mi fai questa domanda, cioè chiunque faccia questa domanda, i cavalli non bastano mai, poterne avere un po' di più non farebbe mai male. Chiaro, 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 Ma tipo, cioè, se guardi i filmati. Eh, ti puoi rendere conto che comunque dai 9 ai 12-13 secondi, sono sempre decollato. e Direi che eh, credo che anche tu, col tuo terrestre, non impieghi tanto, tanto meno. No, no Quindi, non posso garantirti eh, che 9, 9, dai 9 ai 13, contando che parliamo di acqua. Esatto, è esatto. buono mi Poi dopo indubbiamente ci sono altri mezzi. Adesso questo eh, è, è, come dire, è, è un po' la somma di tanta esperienza eh, di chi ha fatto questi galleggianti, di chi Graziano claro. Mazzolari, che insomma eh, molti e conosceranno anche sicuramente. Che lo, che lo, che lo guida. Ma ci mancherebbe, ti ringrazio. Sicuramente pilota. tutto, tutto è, è, fa. Mh, fa sì che eh, si, si, si ottenga il miglior risultato. Eh, come dicevo prima, in moltissimi, in moltissimi casi è proprio la sensibilità, tu devi sentire sulla cloche già il timone di profondità che uh, ha la, uh, inizia a prendere portanza e allora riesci a decollare nel minor tempo possibile, perché comunque non hai la possibilità, il tempo di metterti... A guardare gli strumenti lo devi lavorare se c'è un po di mare formato lo devi lavorare dal primo momento che dai motore ok e lì è tutta la sensibilità che acquisisci eh, volando insieme a piloti più esperti di te chiaro chiaro avevo una serie di domande da farti che guarda però vedo che abbiamo una community che bene o male guarda mi sta facendo domande su domande quindi io gli do, pri do priorità ai ragazzi che stanno scrivendo, insomma, allora abbiamo Gian Paolo Lazzaretti. Mi sono sempre domandato fino a che mare si può atterrare e come fai a capire se puoi eh, sia decollare che atterrare. Credo che la domanda sia riferita al fatto che, comunque, mh, quando noi anche abbiamo parlato prima della diretta, quando ci siamo trovati, il decollo e l'atterraggio in mare comunque non è così scontato. cioè bisogna che il mare abbia determinate condizioni perché altrimenti può diventare pericoloso. Probabilmente la domanda appunto, si, riferisce, si riferisce al fatto come fai a sapere se puoi atterrare in un mare. Intanto mi dicevi prima, guarda, prima, le previsioni, no? E poi... Senza ombra di dubbio. Come fai? Allora, eh, diciamo che la didattica insegna che, e dice che, tu puoi ammarare e decollare quando l'onda non supera un decimo della lunghezza del galleggiante. Ok. Quindi, detto questo, se i miei galleggianti sono, eh, parlo per esperienza dei galleggianti più che dello scafo centrale, certo. eh, i miei galleggianti sono lunghi 4,60 m, io teoricamente con un'onda di 46 cm potrei amarrare e decollare. Vi assicuro che è una che bella top. impresa. Ah. Che è una bella impresa. Quindi diciamo che si deve comunque principalmente volare. Cioè cercare di eh, affrontarsi un decollo, eh, soprattutto un decollo, perché, ecco, aperta e chiusa parentesi, mentre sul terrestre stiamo parlando che comunque è normale, credo che sia condivisibile con tutti, la parte più complessa del volo sia l'atterraggio. Sì, sì, certo. Secondo il mio punto di vista, con un idrovolante, la parte più complessa è il decollo. Ah. Perché ha tutta una serie di cose, nel senso l'atterraggio di per sé se non ci troviamo in condizioni critiche, quindi con un mare particolarmente formato, abbiamo una distanza infinita da poterlo gestire, non abbiamo il termine della pista. E quindi lo possiamo gestire con motore e cercando l'area migliore. Però, se scusa… Se sbagli l'atterraggio, il rischio comunque è sempre quello di capottare, no? Di Anche ingavonarsi, che... sì, di ingavonarsi. Okay. Ora, eh, sbagliare l'atterraggio… Diciamo che eh, ci sono due, due cose, una è l'ingavonamento, quindi inserire le punte dei galleggianti in acqua e a quel punto la resistenza diventa talmente elevata che comunque capotti e tieni presente eh, che comunque non è proprio così facile, ci devi andare con un assetto molto picchiato okay, okay. oppure devi rimbalzare sulle onde in maniera talmente importante e... Non rendertene conto da non dare motore e riattaccare, okay, ok. È la stessa cosa che se fai un atterraggio pesante su terra, rimbalzi o dai motore, allunghi un pochettino perché è ancora di pista e ammortizzi, diciamo, questo rimbalzo oppure dai motore e te ne vai. Chiaro, chiaro. se non lo fai, potresti ingavonarti e capottare. Normalmente con il monoscafo potrebbe capitare se ti dimentichi le ruote giù. Mm. Se non hai se hai un anfibio quindi non un giro tiri e lasci le ruote stese. Eh, il capottarsi è, è matematico, ok. Col monoscafo invece eh, può capitare di delfinare, che ecco. quindi è, eh, acc accade proprio. Hai eh, presente il movimento dei delfini? No, che quindi saltano è la stessa cosa. E diciamo, se, se mal contato arrivi al terzo delfinaggio, spacchi. Ok. Okay, okay. O, ti, o, ti, o entri in acqua eh, quindi anche lì lo devi saper gestire infatti Però, Gustavo Saurin appunto su questo diceva appunto che nei casi di voli lunghi è meglio lo scafo centrale perché Balbo insegna italo Balbo immagino sì. che se uno vola in un bacino conviene quello con i galleggianti i decolli e gli ammaraggi sono più facili vabbè e Invece dicevo appunto sul decollo e la parte e Gustavo più... Saurine è comunque un, un, uno storico personaggio del volo idro in Italia. Certo. Diciamo che lui e Graziano Mazzolari fondamentalmente hanno portato avanti il volo idro in Italia da sempre. Eh? Quindi... Lo salutiamo con piacere. Gustavo. Ciao Gustavo. Dicevi, scusami, invece mi stavo versando il tempo, mi sono perso un attimo. Dicevi, invece, appunto, che, dicevi che il decollo invece è la parte più difficile del, del coso, perché esatto. l'atterraggio, abbiamo detto che può, può incorrere, mh, se proprio ci vai giù sì. pesante, nel, nell'ingallonamento. Altrimenti, bene male, l'atterraggio è gestibile. Invece, il decollo? Invece, il decollo intanto devi, come dicevamo prima, farlo passare da... Una condizione eh, dislocante a una condizione planante, che questo sia monoscafo o con i galleggianti. E quindi devi creare eh, un momento. Allora, tanto per eh, riassumere in quattro parole, decollo con i galleggianti, tiro la cloche tutta indietro, do motore, i galleggianti iniziano a uscire con le punte dall'acqua. A quel punto, come se fosse un biciclo, lo devo picchiare tutto in avanti per fare in modo che con la velocità che acquisisce questo diventi planante okay? e okay. possa raggiungere la velocità di rotazione. Ma non essendo una pista preparata né in asfalto né in terra, le onde possono non essere così costanti e quindi tu potresti trovarti, ipotizziamo che il nostro aereo abbia una velocità di rotazione a 50 km/h con un'attacca di flap, e ehm, a 40, a 35, a 40 km/h, quando stai iniziando a, a flottare velocemente sull'acqua, trovi un'onda che è più alta eh, delle precedenti e quindi ti fa saltare, ti fa saltare con il rischio che la coppia dell'elica ti faccia, ehm, diciamo, ehm, accostare sul galleggiante di sinistra. Ho capito. E quindi tu devi saper prevenire visivamente questo, e saper rinunciare a un decollo, perché okay. potrebbe essere necessario, e capita, ti assicuro che capita, che devi comunque abortire al decollo e cercare un pezzettino di mare più calmo o magari una serie di condizioni che ehm, ti possono permettere quei 100 metri, quei 200 metri, quei 150 metri di mare in una condizione ottimale per cui tu possa decollare. Chiaro. Devi guardare anche... Eh, gli scafi eh, le, le, devi fare attenzione anche a tutto quello che c'è intorno se c'è un traghetto che passa, se c'è un'altra barca che passa, che crea onde e quindi devi saperle prevenire quindi per tornare alla domanda di Gianpaolo sostanzialmente previsioni meteorologiche, quelle classiche e poi l'occhio a questo punto l'esperienza, quindi se vedi che c'è un mare in quel, in quel frangente lì che non ti consente il decollo lo devi saper riconoscere abortire e cercare un altro, un altro mare. Ma ti fa gli faccio, faccio anche un altro esempio che può essere, a questo tuo amico, utile, eh, ehm, perché non è solo l'ammaraggio, che dici, va bene, sono ammarato e adesso ho tribulato con le onde, con il vento, al traverso, una cosa o l'altra, e poi dopo dobbiamo arrivare a terra. E su una spiaggia, se abbiamo un'onda formata alta, metti anche 40, 50, 60 centimetri, è, è, è difficile approdare sulla sabbia. Ah, Più, certo. piuttosto, eh, piuttosto che questo possa accadere anche sia in un lago che nel fiume, perché poi dopo te ti devi muovere su una superficie altresì mobile, che è quella del fiume, con la corrente, in uno spazio ristretto, devi la micrometeorologia. Insomma, secondo me è tanto bello e affascinante il volo idro, anche perché non è mai lo stesso. Ok. Ok, abbiamo, abbiamo un commento di Sara che dice che è un'emozione vedere un idro planare sul mare ed è un'emozione vedere la passione di Alessandro nel raccontare <ride> la storia. Questo invece è un ragazzo che ha un aereo nel campo da me, idrovolante ad dalla bassa. Ho visto qualche foto. Ora io non so se tu ti riferisci, Vito, alle foto che abbiamo fatto vedere prima, ovvero queste. Che però non è una no, bassa, no? Non è una bassa uh, allora. O idrovolanti ad alabanza. Ad aver visto proprio idrovolanti ad Bassa. però esistono Ma allora, allora sì. Esistono, ne ho visti qualcuno. Sinceramente, non ne ho mai visti eh, dal vero ultimamente. C'era ai tempi eh, negli anni 2000, 2003. Eh, c'era la piccola Coppa Snyder fatta mm. in Italia io non so se tu sai la, la Coppa Snyder era noi siamo ancora detentori del titolo era una però... regata era no, no, no eh, con gli aerei però ah no ok ok no, sì, no, sì, no, no sul lago la di Garda con um, il um, Vabbè, adesso mi sfugge il nome. Eh, abbiamo ancora il, il record di velocità ancora imbattuto, tutt'oggi. Ah, no, sì, 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 sì che ce l'hai risposto a Vigna di Banda. Esattamente. A Vigna di esatto. Sì, esatto. Sì, sì, sì. E eh, lì all'epoca si correva la Coppa Snyder, che sono ehm, tre piloni e devi percorrere nel minor, spazio, nel minor tempo possibile, ovviamente, con i vari handicap. E eh, c'era la Coppa Snyder mh, fatta in Italia l'abbiamo fatta. Io ne ho fatta una a Salò con uh, un mezzo tubione. Ancora all'epoca, interessantissima, divertentissima. All'epoca c'era Chris Heinz con eh, il, lo Zenair 601, la bassa che l'aveva dotato di galleggianti proprio per partecipare alla Copa Sky. Ma dove li metti i galleggianti? Su un'ala bassa, sulle ali o sotto la fusoliera come... No, no al posto del carrello. Al allora, tieni presente poco che poco se avanti. metti i galleggianti tu li, li metti sempre al posto del carrello. Ok. Ok. okay. Ascolta, niente, eh, andiamo avanti con la scaletta, vedo alcuni commenti su alcuni argomenti che arriveremo più tardi, quindi sia dove possiamo trovare il libro di Alessandro sia il discorso della... Ehm, io ti volevo chiedere un'altra cosa invece. Ehm, C'è una cosa che mi affascina veramente tanto. Sì. C'è una foto, anzi delle foto, adesso le vado a cercare, che secondo me rappresentano forse boh, una delle cose più belle che può fare l'idrovolante. Vediamo se... ecco allora vediamo. La cosa che mi fa impazzire nelle foto che hai pubblicato sono queste, cioè il fatto di arrivare con l'idrovolante in spiaggia e dico cavolo ma, ma si può ma è, è spettacolare dire cavolo scendo qua cioè, non ti bagni neanche i piedi a momenti perché sei proprio sulla spiaggia guarda che spettacolo è una delle cose bellissime quindi la domanda che mi avveniva eh, instant, eh, in automatica è ma con l'idrovolante dove puoi atterrare cioè fin dove perché addirittura puoi arrivare sulla spiaggia cioè fantastico o, o ci sono dei limiti al quale tu non puoi, diciamo, sei nato in spiaggia, ma non dobbiamo dirlo a nessuno. <ride> Beh, ah, diciamo dicendo. che ce lo stiamo già dicendo su, su una bella platea. Esatto. Allora. Anche un'altra cosa che si sposa sì. con questa mia domanda: che ci fa Giancarlo Riolfo, rimessaggio, ormeggio, eccetera. Vabbè, adesso qui in Liguria come eh. funziona, però a livello generale, se tu atterri sul mare non hai un'ancora, quindi per forza devi arrivare poi in arrivo, cioè non è che puoi buttarti in mare e lasciare l'aeroplano galleggiare, no? Allora, non hai un'ancora e questo non è proprio vero ah. eh, Allora, tu tieni presente che il DPR 133, quello che regola il, il volo il VDS da diporto sportivo per tutti cita che comunque eh, gli idrovolanti possono eh, esistere e si eh, comparano a, ad un attante nel momento in cui sono ammarati in acqua. Okay? Quindi noi amariamo e diventiamo, nel momento dopo, appena tocchiamo l'acqua, un attante e dobbiamo assoggettarci a tutte le regole della navigazione. Eh, ogni capitaneria può eh, prescrivere delle ordinanze specifiche e noi siamo tenuti a. A conoscerle e di conseguenza rispettarle quindi sicuramente dobbiamo avere una dotazione di bordo che è quella di avere il mezzo marinaio giubbetti salvagente un ancora le corde eh, le, le, le corde di sicurezza e via dicendo poi alla tua domanda se possiamo arrivare eh, a riva con il motore acceso innanzitutto Va di, detto che comunque il buon senso è quello che eh, regola sempre qualsiasi attività che facciamo. Nel momento che eh, lo adoperiamo, abbiamo già risolto probabilmente più della metà dei, delle leggi eh, che esistono. Eh, possiamo arrivare a terra, eh, ma solo per, seguendo i corridoi di lancio o le corsie dedicate ai natanti. Quindi ehm, un motoscafo può arrivare a terra. Il motore acceso, seguendo questa corsia, e noi possiamo fare altrettanto. Chiaramente ci sono dei limiti di velocità e di percorrenza di queste corsie dove non può essere evitata la balneazione. Chiaro, chiarissimo, chiarissimo. Quindi alla fine in spiaggia ci puoi andare seguendo queste cose, esatto. l'idro quando si muove in mare, è soggetto alle stesse normative delle barche per quanto riguarda la navigazione, giusto? Corretto, sì. esatto, proprio. Questo. Il DPR 133 lo cita, tranne e il DPR, grazie al cielo. qua è stato lungimirante, tranne il fatto che non dobbiamo avere la patente nautica se abbiamo più di 40 cavalli a bordo. Ok. Perché sennò dovremmo... Per quanto riguarda il rimessaggio, ormeggio, eccetera, se tu arrivi lì in spiaggia libera, immagino, non eh, devi pagare nulla o, o devi pagare qualcosa? No allora, no, non devi pagare nulla, ovviamente non puoi andare a casa di altri e metterti lì, eh, cioè devi chiedere sempre permesso, no? come eh, buona educazione, e, cioè ci puoi andare, ti, ti fermi, ti sgranchisci le gambe, prendi il caffè e te ne vai. È bellissimo partire dall'Apennino, okay. fare colazione al mare e ritornare. Quindi, Beh, però... È una bella espressione del volo. Eh. Esatto, esatto. <ride> Anche se estate, qualche volta l'abbiamo fatto, e poi magari dopo qualche ora vai a lavorare, no? dici, vabbè, sono andato. Sì, però eh. non è che arrivi, lo molli lì e poi ti fai tre giorni di vacanza. Se sei d'accordo con, se con chi gestisce l'area, puoi anche lasciarlo, però lo devi lasciare ad oggi e tutto all'aperto, okay? eh, vai a fidarevi. Eh, l'abbiamo fatto, abbiamo messo uh, delle persone che lo vigilassero anche di notte, per una questione di sicurezza nostra ovviamente, chiaro, chiaro. ci sono dei progetti e se Voli di Mare diventerà quello che speriamo che diventi e troveremo veramente tanti appassionati che ci aiutano, perché poi come ben sai tutte queste cose funzionano quando tanta gente si aiuta tra, tra di loro. Eh, ci sono dei progetti molto interessanti e potremmo avere degli spazi dedicati solo a noi sarebbe secondo me una cosa innovativa per quanto riguarda l'Italia assolutamente e, e probabilmente anche dire, i, i primi che faranno questa cosa dovrebbero godere anche di una buona chiamiamola, clientela perché essendo gli unici visibilità certo, Tutti ma ti posso assicurare che molti ne potrebbero approfittare Molti, molti enti eh, ci stanno contattando perché sono comunque interessati, hanno visto eh, una novità bella, sicura, insomma. Ci sta dando sensazione. Eh, abbiamo parlato molto di mare, voli di mare, idrovolante, sì. però l'idrovolante atterra anche nei fiumi e atterra anche nei bacini, nei laghi, voglio dire, no? Assolutamente. Ci sono differenze nell'atterrare in mare piuttosto che in un fiume o piuttosto che in un lago o più o meno uguali? Allora, eh, diciamo che eh, se devo dare un ordine di difficoltà, eh, poi ogni caso deve essere presa a sé ovviamente, eh, l'ordine di difficoltà è per semplicità fiume, lago, mare. Poi è chiaro che dipende che tipo di fiume, che tipo di lago e quale mare si sta affrontando in quel momento. Chiaro. Però diciamo che al pilota che eh, la prima volta si, si um, cinge a volare con l'idrovolante e deve affiumare, poi si dice sempre ammarare, però uh, affiumare rende l'idea appunto del fiume, intanto uh, deve capire eh, la micrometeorologia del posto, eh, deve seguire quello che è un percorso che normalmente non è proprio eh, dritto come può essere il finale di una pista di volo eh, e quindi deve seguire magari le anse per cercare di capire dove c'è più acqua, meno acqua mm -hmm. contro, contro corrente o a favore di corrente dipende dalla corrente dipende dal vento eh, perché poi dopo eh, ci siamo detti che a fiumare in questo caso dovrebbe essere la parte cioè abbastanza semplice. Ma poi dopo ci dobbiamo arrivare a terra, a riva. Se scegliamo un pezzo di, di fiume dove ci sono soltanto alberi e non c'è una spiaggetta o un pontile, diventa più complicato arrivarci. Quindi dall'alto abbiamo la facoltà e la possibilità di eh, identificare l'area corretta per poi poter gestire subito dopo l'ammaraggio. La stessa cosa sul lago e di conseguenza poi sul mare. Il decollo chiaramente mh, potrebbe essere difficile sul fiume per una questione di distanza, nel senso che devi scegliere lo spazio giusto perché poi il fiume finisce, o c'hai gli alberi, o ponte. un ponte eh, e via dicendo. E per ordine di, di, di importanza appunto sul lago mh, e, e poi sul mare. Diciamo che se il lago non è eccessivamente ampio, le onde sono comunque eh, limitate, chiaramente se poi andiamo sul lago di Garda o dov'altro eh, abbiamo delle onde importanti anche lì, però molto spesso le troviamo ravvicinate, che questa è un'altra cosa che va presa in considerazione in maniera importante, perché se sono ravvicinate le onde possono essere anche più alte e ti danno meno problemi, perché chiaramente eh, saltelli dall'una all'altra senza dover comunque fare esatto, un, un delfinaggio completo Chiaro, chiaro. Alberto Deseno su YouTube ci scrive chiedendoci se prima parlavamo appunto di ammaraggio in mare sì? ma si potrebbe entrare in un porto con, con, con l'aereo? Eh, allora, teoricamente, con spazio, teoricamente sì Praticamente eh, è opportuno conoscere bene però la normativa eh, di quel porto, ok? perché stiamo entrando in, in spazio altrui e, e deve essere ben eh, conosciuta. Eh, poi eh, chiaramente se ti fanno ormeggiare, tieni presente che è come se avessi un veliero di 15 metri, ma per 15. Paghi qualcosa insomma. Eh, insomma, <ride> <ride> Però teoricamente, sì, io hai in caso di se una volta ti è capitato di, 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 di lasciarci fuori qualche soldino di, di troppo, <ride> hai detto con questo, eh! <ride> come se una volta o due ti è capitato di no, di... no, di no, no. Grazie al cielo, grazie al cielo, oh. l'ho evitata. Mh, di poco, <ride> <ride> di poco, Giorgio. Giorgio, vabbè. Il... Avete visto, eh, volevo fare una battuta, dicevo, quale sarà il cognome, quale sarà il nome, ma vabbè, magari, <ride> vabbè è una battuta stupida. Comunque, avete visto il nuovo ULM idrovolante Tricano della Ferrari? Io, ovviamente, no. Allora, veramente molto bello. Peccato, vabbè, intanto eh, in Italia non, non può esistere, anche se l'hanno collaudato qua in Italia, è un triposto ah, okay. leggero e quindi abbiamo già finito lì di, di discuterne. Eh, peccato perché effettivamente qualora eh, credo che sia Cuba l'abbiamo mm. fatto e eh, eh, ho visto una presentazione su su YouTube è molto simpatico, l'ho visto volare su, solo sul filmato e okay. sembra molto carino sembra bello, sembra sì. ascolta, ehm, manutenzione eh, per un Uh, idrovolante. Mettiamo adesso il caso di un appassionato di volo che voglia iniziare a intraprendere uh, l'attestato VDS sì. eh, e si mette lì davanti e dice: Bene, devo scegliere delta plano, paramotore, uh, ultraleggero tre assi, idrovolante. Manutenzioni. L'idrovolante ha delle, dei costi maggiori rispetto a un ultraleggero classico a tre assi o bene o male è analogo, abbiamo già detto prima che il motore è lo stesso e soprattutto il discorso dell'acqua, cioè mi dicevi prima che comunque c'è da tenere in considerazione che se voli molto o comunque eh, ammari in mare, dopo va sempre lavato perché il sale è deleterio. Assolutamente, eh, diciamo che è paragonabile in maniera analoga a, a, ad un gommone, no? a una barca, un motoscafino. Insomma, eh, chiunque eh, si approcci a utilizzare un mezzo per o una moto d'acqua eh, sì. in mare, eh, già in acqua normalmente, è chiaro, Facciamo, diciamo così che fa ruggine, no? Nel senso l'acqua. Eh, ovviamente tutti gli idrovolanti di per sé eh, vengono costruiti con certe accortezze La maggior parte eh, di bulloneria... Dove è possibile a livello costruttivo e di acciaio inox quindi non risente della corrosione, per quanto riguarda l'acqua di, 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 di lago e di fiume, chiaramente un buon lavaggio, diciamo che eh, eh, risolve già il problema. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'idrovolante in mare bisogna avere qualche accortezza in più, ma ripeto: come se uno avesse un gommone e, e lo monta lo smonta per andare. A fare la sua giornata in mare quando arrivi, quando torniamo in hangar, lo laviamo con una cortezza maggiore. Quindi, insomma, possibilmente eh, se, se lo possiamo fare con acqua calda, che così anche il sale viene sciolto. E eh, diciamo la spesa in più del, della manutenzione è che lo ricopriamo abbondantemente di un prodotto nautico che si chiama CRC666 che è appositamente fatto per fare in modo che la salsedine eh, aggredisca il meno possibile il metallo. Poi okay. ovviamente va controllato con più attenzione, ma Quindi non in maniera drastica. Tutto. cioè Non solo galleggianti, quando rientri... Di anche... per sé i galleggianti ah. puoi anche non lavare, sono di vetro resi, ma ah, ecco. Eh, al limite eh, ci cucini l'insalata in che raccogli sale se non l'hai asciugato, ecco però... Eh. <ride> però sì, invece tutto il resto del, 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 dell'ulteriore... tutta regione... la bulloneria va sciacquata bene, però... Mh, non è un, un problema immediato, ecco, chiaro, Ovviamente chiaro. se devi rifare, se il tuo aereo lo, lo fai controllare, boh, ogni due anni, tre anni a livello approfondito, oltre che la calendariale eh, per ogni 8 ore di volo, però magari ogni 8 anni c'è un controllo più approfondito. Certo. Magari accorci all'anno prima se l'hai certo. utilizzato in quel modo. Ecco. E come costo per invece il discorso di formazione, cioè eh, l'attestato VDS per l'idrovolante, eh, devi prima fare l'attestato VDS e poi fare l'abilitazione idrovolante. Lo puoi fare direttamente idrovolante a costo uguale o costa di più, perché magari non so, allora l'ora volata di noleggio su un idrovolante magari costa, non so, allora, 10 euro in più all'ora, non lo so, insomma. Ecco. Allora, eh, puoi partire a fare anche solo l'idrovolante, eh, diciamo è un'abilitazione in più, mm, chiaro, se hai l'abilitazione idrovolante, però poi devi fare la conversione al terrestre, le devi avere entrambe per essere correttamente, eh, adeguatamente allineato. Normalmente ci sono pochi casi che partono dall'idrovolante e poi eh, convertono in terrestre. Eh, normalmente si fa il terrestre e poi si prende l'abilitazione per idrovolante, anche perché come ci siamo detti diciamo in tutta questo, eh, in questa diretta, eh, diciamo, devi avere un pochettino di sensibilità in più eh, per poterlo gestire alla perfezione. O comunque, nel migliore dei casi. I costi sono quelli di una decina di ore di volo e ehm, non vorrei dire una subidata: sei ore di teoria per oh. l'abilitazione idro. Acqua, mediamente costa qualche cosina in più che il volo terrestre, che il, il costo orario del terrestre, però, anche lì poi dipende chiaramente da scuola a scuola e certo. la tipologia di, di mezzo adoperato diciamo 10 ore di volo sì. per fare l'abilitazione l'abilitazione esatto okay. io sai che a parlare con te il tempo mi passa veramente in fretta quindi cerco di accelerare un pochino eh, ero curioso di chiederti e poi dopo passiamo a bomba sul lato un pochino più commerciale ovvero il manuale che hai scritto di tuo sì. e, e, e poi anche un pochino dell'evento Qui nel video, ah sì, qui, però se non te lo faccio vedere, non lo puoi vedere, eccolo qua. Nel video, sempre quello che ho preso dalle tue, dai tuoi canali e quant'altro, sì. avevo visto a ah, un minuto, quindi saremo qua, ecco. Comunque, si può già vedere anche qui sì. questo timoncino dietro, questo specie di timone piccolino, no? Sì. Ci serve appunto per, eccolo questo qua in basso a sinistra per navigare, flottare e quant'altro, ma eh, c'è cioè, solo quello per, cioè, per muovere l'idrovolante in acqua? Perché mi sembra così piccolo eh, sì, e funziona sì. già. Voglio dire, serve già eh, per eh, basta in poche parole. È così piccolino. Sì. Guarda, sì, sì, però come vedi, eh, va tirato su e giù. Ho una, sì. una leva in cabina con un gancio proprio eh, meccanica, la cosa adesso è su. Uh, correttamente diciamo che una volta che si è allineato per decollare dovresti tirarlo su a okay. meno che non ci siano delle condizioni particolari e, um, quando sei in acqua eh, lo tiri giù quindi rimane completamente immerso nel fluido ed è sufficiente alle basse velocità eh, ovviamente eh, l'elica eh, investe comune, comunque il timone di direzione ma non ha uh, il timone di direzione la possibilità di ruotare eh, di far ruotare tutta, mh, tutta la macchina alle basse velocità. Se stai andando un pochettino più veloce, chiaramente allora a quel punto invece eh, è, qua, è sufficiente. Tieni presente che oltretutto, da una parte, per via della coppia dell'elica, è più facile eh, girare. E no. eh, un'altra cosa veramente importante: che uno non ci pensa: se c'è vento forte in acqua. Lo scordi di girare ah, okay. quindi il muso si mette al vento. No, adesso il muso si mette al vento e eh, girare dalla parte destra eh, contrastando la coppia dell'elica potrebbe essere quasi impossibile. Col timoncino in acqua diventa inizia a essere possibile. Sì. Ah, okay. E uno è sufficiente. In molti casi se ne montano due, uno per galleggiante è maggiore autorità però diciamo che se non devi Chiaro. girare proprio nello stretto, stretto mm. è più che sufficiente. Chiaro. Ma il timoncino è collegato alla pedaliera? Sì, è collegato ah. alla pedaliera e al timone di direzione. Okay, Quindi okay. la pedaliera muove, il ruotino davanti, il timoncino e il timone di direzione. Eh, niente male. Niente, ascolta, allora, Alessandro, tu sei protagonista anche di una cosa molto bella, ovvero eh, il primo, mi sembra di aver capito, sia il primo... Manuale dedicato esclusivamente all'idrovolante. Adesso Grazie. io voglio proprio cercare di, di farvi vedere molto semplicemente in, in diretta con voi quanto sia comunque facile anche poterlo andare a trovare perché è facile. Allora vediamo un attimino di farvi vedere così al volo. Eh, voilà. Ecco perfetto, vediamo se lo vedete. Sì, perfetto, lo vedete. Allora io vado semplicemente, faccio un esempio su eh, YouTube, e cerco. Adesso vabbè, qui siamo live, qui vedo Alessandro Di Piano. Faccio guarda, e già solamente qua sul tuo canale YouTube vedo qua già due linkini di Amazon sì. che mi conducono proprio al il v anfibio VDS, e invece l'altro, adesso non, non ho guardato, la versione è... inglese. E l'altro è fammi vedere, ok. La versione inglese so forse il, eh, voi non lo vedete perché me lo apre su un'altra pagina, esatto. Però sostanzialmente. sostanzialmente guarda, qua è proprio. Eh. <ride> la versione inglese e la versione italiana. Ok. Dimmi, dai, dimmi un po' di questo, di questo, cioè perché hai sentito. il cioè, Intanto l'hai scritto tu, giusto? Non ho detto. Sì, una allora. Presentata. No, l'ho scritto io insieme a Gustavo Saurin. Ok. Eh, che come ti dicevo prima è, diciamo, uh, inv inventore, no? Però, insomma, uh, sicuramente uno dei primi piloti VDS, uh, soprattutto a scafo centrale. Perché, Perché l'ho scritto? Allora, diciamo che eh, l'ho scritto eh, per i miei potenziali allievi futuri di, mh, eh, appunto del corso IDRO, e comunque di tutti quelli che mi hanno seguito in questi anni in cui io ho fatto stage eh, del, um, dei voli appunto uh, istruzionali. Okay. Uh, e, mh, quindi la parte diciamo co con i galleggianti eh, l'ho scritta io, e ci sono varie tecniche, tutte le va descritte: le varie tecniche di decollo, di amaraggio, la differenza che c'è. Eh, tra lago, fiume e mare che ci siamo un po' raccontati oggi entrando chiaramente un pochettino più nello specifico oltretutto ci sono eh, alcune diciamo eh, alcune alcuni chiarimenti eh, su come eh, interpretare la micrometeorologia eh, in questi ambiti e ehm, c'è la differenza come dicevo prima tra il eh, monoscafo e, il, ehm, e i galleggianti eh, oltretutto secondo me è anche carino io, noi l'abbiamo pensato per eh, permettere diciamo per mettere alle, scuode, alle scuole la possibilità di eh, avere un tanto un manuale che inizia a parlare di questi argomenti poi Perché possono non essere... c'era un manuale specifico, ricordiamo. No, c'è eh, l'unico manuale eh, in italiano, eh, un manuale scritto da famoso Cesare Bai, bai di, mh, di Como, però per aviazione generale, che okay. per carità c'è tanto da imparare, però alcune cose sono magari in una chiave non più semplificata, ma sono mezzi comunque più leggeri, hanno delle caratteristiche mh, sicuramente differenti. E questo manuale risale comunque, credo, al 1990. Sì, e è quindi... già, ha già i suoi anni, diciamo. Esattamente. Questo, eh, diciamo, eh, ce, lo siamo, ce lo siamo scritti. Eh, Gustavo aveva già scritto la parte monoscafo, io ho aggiunto la mia parte e, e l'abbiamo pubblicato su Amazon. Eh, carino è che all'interno ci sono anche eh, delle, delle situazioni di vita vissute, sia mie che sue, che quindi eh, diciamo, permettono anche eh, la lettura all'utente non tecnico, perché comunque eh, ci sono alcune descrizioni che sono anche carine da leggere, di, di, di viaggi, di eventi. E, ehm, però permettono anche a chi si vuole, diciamo, vuole approfondire la parte tecnica di eh, legare diciamo, quello che è la tecnica con della vita vissuta realmente certo, acquista anche un valore diciamo di, di verità in più perché certo, comunque corretto c'è anche l'esperienza reale diciamo che una piccola soddisfazione alla versione inglese abbiamo vendute poche copie ma le abbiamo vendute in Canada anche, ah, che, che è, non... è la patria no. degli idrovolanti e quindi eh. Eh, quando, quando l'ho visto mi ha particolarmente stupito e soddisfatto. Eh, sì, perché sì, esatto, lì c'è una grande tradizione sì. di idrovolanti, quindi interessante. Per eh, trovarlo mh, su Amazon si scrive... O come adesso io ho fatto vedere che basta vedere sul tuo canale YouTube che c'è il link però se uno lo vuole cercare direttamente su Amazon, su Amazon, il volo anfibio VDS oppure Alessandro Di Piano, eh, vendo solo quelle due cose su Amazon, quindi trova okay. la versione italiana, inglese, per ebook e cartacea, okay. trova le versioni. Chiaro. E noi, sai, siamo dati, non abbiamo nessuno dietro che ci corre, però ci siamo dati il paletto diciamo, dell'ora, perché dopo, ovviamente. Diventa, diventa un po' lunga ci siamo perché siamo un'ora e tre in questo momento però un pochino giusto quei diciamo, cinque minuti almeno per raccontare un po' quello che volevate fare questo fine settimana eh, che poi in realtà da quello che ho letto nei vostri post è stato rinviato posticipato la settimana prossima per le condizioni meteorologiche che era appunto un evento creato da mh, voli di mare quindi da te e chi è con te Insieme certo. alla Proloco che serviva proprio per far avvicinare ai non del settore eh, al mondo del, del, dell'idrovolante, giusto? Esattamente. E, mh, vole, eh, abbiamo ipotizzato insieme alla Proloco di Bergeggi, che eh, ci ha accolto insomma, a braccia aperte eh, con eh, tante belle prospettive future che dobbiamo chiaramente eh, allineare insieme. Ehm, per, fare, per creare questa esperienza, eh, un'esperienza appunto di divulgazione della cultura aeronautica, dove Voli di Mare partecipava um, attivamente, certo. eh, sia con la parte teorica che chiaramente con la parte pratica, con l'idrovolante, eh, per eh, anche andare a citare un attimino quello che è la terra Ligure, dove... Uh, la, la, è, è sempre stata diciamo, molto importante eh, la parte idrovolanti con la Piaggio, chiaramente che tutti conoscono, eh, e soprattutto negli anni '30 eh, aveva, fatto, aveva costruito più di un migliaio di idrovolanti. Un'azienda un eh, in quel di Varazze, eh, che costruiva appunto idrovolanti, aveva formato. Uh, un migliaio di uh, idrovolanti e piloti per, uh, per, questa, mh, per questa tipologia di volo certo. eh, quindi la Liguria fondamentalmente è sempre stata presente in questo ambito e con uh, Bergegico oltretutto è un posto fantastico ecco. uh, stai mandando le immagini adesso è veramente bellissimo uh, abbiamo l'isola lì vicino che chiaramente non possiamo sorvolare perché è un parco naturale ma ci stiamo a debita a distanza, però è bellissima vederla dall'alto. E, e quindi abbiamo creato insieme a loro questa esperienza che speriamo di eh, poter fare quanto prima, perché chiaramente la sicurezza viene prima di tutto, quindi le condizioni Bravo. meteo oh, giusto. Eh, innanzitutto. Giusto, giusto, condivido pienamente con te. Il tuo ultimo pensiero è che la sicurezza sempre, sempre deve farla sempre da padrone. Comunque, insomma, questo evento appunto a Bergeggi, Bergeggi, Bergeggi adesso Bergeggi. mi ha cito un, 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 un po' sbagliato, <ride> no, eh, no, dovrebbe essere partecipato quindi al prossimo weekend. Al dunque. prossimo weekend, sempre che per ovviamente <ride> le condizioni meteorologiche. Perché è ovviamente è fantastico volare con l'idro, ma eh, quando voli eh, col tuo aereo, ovviamente controlli visibilità. Uh, vento, pioggia e quant'altro e qua dobbiamo aggiungere anche le condizioni della superficie che, eh, dove dobbiamo ammarare ok, mm, questo numero di telefono delle prenotazioni è il tuo? no, no della è della certo. nostra Sara che è, lei si occupa uh, di tutta la parte logistica e operativa che raccoglieva diciamo, l'interessamento delle persone sempre valido comunque no? assolutamente anche sì nel caso in cui... perché comunque eh, noi voli di mare a prescindere sabato non saremo a bergeggi ma saremo sicuramente al campo di volo dove chi ci vorrà venire a trovare eh, potrà vivere l'hangar eh, certo. e potrà continuare questa esperienza perfetto allora alessandro io mh, voglio dirti intanto grazie per aver accettato il mio invito per parlare di idrovolanti che è un altro Settore del volo, no? come abbiamo parlato del paracadutico certo. delle mongolfiere, molto interessante. Eh, abbiamo un po' toccato i temi, le curiosità, diciamo, eh, che, che, che racchiudono questo mondo. Ma è chiaro che chi ne vuole sapere di più ti può contattare, può informarsi e quant'altro. Questa diretta, ovviamente, questo video rimarrà poi dopo visibile anche per, per, per chi non ha potuto seguirci in diretta. Eh, perché appunto ci sono comunque informazioni? No, Corrado, no, no, non è stata registrata questa diretta, è eh, in diretta. E <ride> <ride> eh, niente, insomma, adesso io voglio lasciarti ai saluti finali, eh, voglio lasciarti da solo per i saluti finali. Dopo chiudiamo la diretta, non ti scollegare, che ti saluto dopo personalmente e ti do insomma la buonanotte. Diciamo così, va bene, Alessandro? Perfetto, ok. Allora da parte mia, diciamo di Marco, pilotando e quant'altro, è tutto. Vi auguro una buona serata. Grazie per essere stati collegati con noi e averci fatto diverse, diverse domande. Ringrazio Angelo Repetto che ti saluta. <ride> <e> <ride> Grazie Angelo. Saluto Ciao. Stefano Lazzerini che invece questo è uno che conosco io e che sarà sicuramente lì a lavorare. E al prossimo video, e alle prossime. Diciamo ai prossimi argomenti di volo. Ciao a tutti, i saluti ad Alessandro Di Piano. Ciao, grazie. A tutto qui Alessandro? Ah, no, ok, scusami, <ride> non avevo capito. Niente, volevo ringraziare, sicuramente, tutto lo staff di Volo di Mare, perché se siamo qua oggi è, è grazie a loro, quindi a Corrado, Fabrizio, Carlo, la grandissima Sara. E abbiamo creato una bellissima cosa e sicuramente dobbiamo andare avanti perché sarà meraviglioso e potremmo far volare idro tutti quelli che vorranno. Benissimo allora, ciao a tutti e grazie ancora per essere stati con noi. Grazie.